E bentornati all'ultimo episodio. Abbiamo detto un po' così e ho svelato gli oscuri segreti che sono celati dietro. Quindi mi raccomando, se per caso avete intenzione di giocare, adesso sapete il trucco. E niente, questi sono i potenziamenti che abbiamo. Non mi ricordo quali erano i chip quando non avevo salvato, ma pazienza. Penso siano di più, non ne sono sicuro. Lì sono andato, ora che l'ho rifatto, sono andato abbastanza correndo, però credo di averne presi di più, anche nel primo, nel secondo livello, dove prima ero andato tipo a razzo e non ho preso nessuno. Ah, un'altra cosa che proprio nella corsa che ho fatto, cioè certi boss me li sono proprio masticati. Avete presente il primo, quello che con la torretta ferma? Che come un salame mi sono fatto battere tipo 2 volte, ho avuto problemi. Ragazzi, l'ho masticato proprio in mezzo minuto. Avete presente il trattore, quello nel livello che devi sconfiggere i generatori? Ragazzi, letteralmente 10 secondi, se non di meno, ci sono stato per sconfiggerlo. Ma comunque, andiamo. È stato bello rifarlo. Oh no! Dentro la nave è un macello! I mostri arrivano a valanghe e uccidono chiunque capiti a tiro! E le armi automatiche di bordo hanno iniziato ad attaccare la gente senza discriminazione. Per me non è rimasto neanche un decimo delle 30.000 persone di equipaggio. Wow, addirittura. Micino, micino. Pensavo che fosse Che andata. palle l'audio di nuovo! Sì! Davvero? Davvero? Non so perché succede questo, chiedo scusa. Fammi indovinare, Hai fatto dietro front quando i mostri hanno catturato il portello di fuga, eh? Uffa, uffa. Anche se fossi riuscita a fuggire da qui, a che sarebbe servito se Ornette verrà fatto a pezzi? Giusto. Prima che succeda, distruggeremo il reattore e neutralizzeremo il cannone principale. Ma tutte le strade che portano al reattore non sono bloccate? Bella sta musichetta. Accidenti, per loro le nostre intenzioni devono essere ovvie. Per me un modo c'è. A suon di bombe. Dobbiamo soltanto aprirci una strada per conto nostro. Missione 12, la strada più corta per il reattore. Si tratta di salire a bordo dell'incrociatore ormeggiato qui fuori e sfondare il portello col suo cannone principale. Purtroppo la sala comandi dell'incrociatore è diventata una tana. Ah, di più mostri, fantastico. Proteggi Henry dai nemici mentre blocca le difese. Sblocca forse. La mia parte è bloccare le difese della sala comandi. Così noi ti dobbiamo appoggiare. Certo, Yuta prenderà la sala comandi. Tutti gli altri difenderanno il Ma io ho perimetro. capito che io devo difenderti. Ma stai scherzando? Non vorrei chiedermi una cosa del genere, vero? Il nemico ci attaccherà da ogni direzione. Rimaniamo uniti. Ma quale cazzo è l'utilità di Micino nel gruppo allora, se questa è tutta... non... Io non resisterò a lungo contro le armi biologiche. Possono superare facilmente il mio schermo protettivo. Non lasciate avvicinare troppo il nemico. E, Yuta, conto su Hai di un te. bel culo, sì, ok, conta tu di me, non ti preoccupare. Ok, faccio male anche a lei, pessima idea. Fatemi... No! Perché non avevo fatto quick save? Ragazzi, io odio questo gioco. Deus ex machina. Ok, dicevamo, io sto... Dopo aver fatto questo Deus ex machina ed essere tornato qui, avevo cominciato a fare il livello ma non avevo... Non mi ero accorto che non avevo registrato. La domanda è che cosa ho detto di socialmente utile mentre non registravo? Credo niente. Ah, stavo dicendo il discorso di Micino, la domanda è che cacchio ci fa in questo gruppo visto che sembra essere incompetente a livello militare. Proprio non ha alcun senso del sì, dobbiamo combattere, sono un soldato. Che
cazzo ci sta a fare? L'unica cosa bella di Micino è che va in giro svestita, ma insomma, pur sempre un gioco a pixel, quindi non riscuoto molta mia approvazione. Detto questo, perché sto utilizzando le cose che su di loro non hanno effetto? Schermi al 60%! Resistiamo ancora! Che questo gioco è difficile, questo gioco è difficile perché ora gli schermi sono loro si vanno 40%. A... Forza, aiuta! Loro sbucano tutti i cazzo di punti e vanno ad attaccare la tipa. E se io piazzo bombe su di loro, inevitabilmente colpisco anche lei nella maggior parte dei casi. Non ho preso Napal? Non ce n'era? Sembra di aver visto Napal. Ok. Vedi, sono proprio stronzi. Oddio FPS, oddio. Raga, comunque se vedete effetti strani così è proprio il gioco, non è il mio emulatore, non è... Al 20%! Non reggeranno! Sì, ok. Dubito di farcela in questa andata. Ah, quello sta andando lì a fare lo stronzo. Ok, raga, avete capito com'è il livello? E cioè stronzo? Davvero la fine? Almeno... Cioè sì, penso di aver detto tutto quello che andava fuori. Detto. Ripeto, mi sta venendo il dubbio perché ho fatto quel pezzo di video convinto che stavo registrando, in realtà non stavo registrando. Ma credo non avevo altri discorsi in sospeso, altre cose, quindi faccio una bella cosa. Se comunque avete visto il livello, o almeno questa parte di livello, non ricordo se finisce. Come avete visto come funge? Siccome suppongo ci vorrà un po' di tempo a trovare... Come dire, a finirlo. Vi risparmio le seccature. L'ultima cosa, vi ripeto, vedete questi effetti quando esplodono le bombe, queste linee? Non vi scandalizzate, né nell'emulatore, né il mio video, né il rendering, né YouTube. È proprio una cosa loro, del gioco, del livello. E credo ci sia anche un motivo e dopo magari ve lo dico. Ma per il momento, Deus Ex Machina. Ho bloccato le difese. Yuta, controlla il cannone principale della sala di controllo. Porca miseria, ragazzi, è voluto un po' snervante. Comunque, il segreto è mettersi qua, dove comunque uno ha una... Ah, adesso l'inquadratura è diversa rispetto a come era in combattimento, però l'avete vista come era l'inquadratura. E da qui uno ha una visuale un po' ampia da dove arrivano tutte le schifezze. E quando arriva qualcuno verso di lei... Uno deve cercare di piazzare una bomba su una delle loro falci, basta una, e farla scoppiare prima che loro riescano ad attaccare. Se no la fa scoppiare prima che loro attacchino, loro tipo si incacchiano e vengono verso di te e non vanno verso di lei. Se invece è già troppo tardi, là, che ne so, erano andati a prendere vita o quello che è, e già hanno cominciato ad attaccare lei, allora basta avvicinarsi, piazzarne una vicino. Si vede comunque il raggio di esplosione della, come si chiama, una o due massimo, è meglio una perché fa meno danno possibile, perché se uno ne piazza una, ah wow, lei c'ha ancora gli schermi, ok, scusa gioia, basta piazzarne una, così hai il raggio minore possibile e il danno minore possibile in caso per sbaglio arriva addirittura a colpire lei, e quella bomba è sufficiente perché loro anche in quel caso si incavolano e vengono verso di te, e quindi... Basta mettersi poi qua e combattere. È stato un po' stressante comunque. Il fatto di aver rifatto tutti i livelli mi aveva dato una carica, ma... Bersaglio, portello sinistro dell'aria. Cannone principale, fuoco! Ok. Gio, mi aveva datemi un AD. What? Wow! E io che volevo una D. Dicevo, il fatto di aver rifatto di nuovo tutti i livelli mi aveva dato una carica, insomma, mi ero di nuovo tipo pam pam pam, vai, sì, Silent Bomber, bomba di qua, bomba di là, scoppia a destra, scoppia a sinistra. Però poi il dover rifare la battaglia di quel livello, bloccarmi nuovamente,
dover chiudere tutto un attimo, andare a vedere qual è il problema, rifare nuovamente la missione e poi fare questa missione dove non c'è tanto il solito combattere contro i nemici, ti muovi, eccetera, eccetera, ma è un po' una missione diversa perché devi stare lì a proteggere. Tutto questo coso mi ha sgonfiato, quindi vi giuro che nella volta che ho rifatto tutto il gioco, sono andato. Sembravo un pro, onestamente, ho anche preso dei buoni voti, non mi ricordo se ho salvato. Credo che avevo già salvato, ma va bene. Però tutto ciò è sfumato perché adesso sono tornato più scarso di prima. Detto questo, ci vediamo al prossimo livello.